Il video Le api di Lipari al Centro Pecci alle 12, la mostra dei ritratti incancellabili a Palazzo Pretorio alle 18 e la performance sul palco del Teatro Metastasio alle 21. Sono i tre tasselli di Maledetti Toscani, Benedetti Italiani, il nuovo progetto di Emilio Isgrò che sarà inaugurato sabato in occasione della Notte dei Musei nell'ambito di Prato Contemporanea, promossa dal Comune e realizzato dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e dal Metastasio. La cancellazione in tre tempi è un omaggio dell'artista siciliano al più toscano degli scrittori del Novecento, Curzio Malaparte, come ci spiega lo stesso Isgrò che oggi è tornato a Prato dopo la grande retrospettiva del 2008 al Pecci. Ho voluto segnalare agli altri nostri concittadini d'Italia che in questo momento ci vuole carattere. Ci vuole carattere per risollevare le sorti del paese. E mai come in questo momento contano gli uomini e la loro storia. Io non credo agli uomini carismatici che prendono tutto in mano, ma credo a democrazie che siano anche meritocratiche. In anteprima ecco la mostra allestita al pian terreno del Pretorio, 11 illustri toscani obliterati dal tipico tratto cancellatorio di Sgrò, tra cui Dante, Datini, Lorenzo il Magnifico, Savonarola, Michelangelo e naturalmente Malaparte. La mostra resterà aperta fino al 20 luglio. I ritratti del Datini e di Malaparte nell'occasione saranno acquisiti dalla città di Prato. Sabato sera alle 21 al Teatro Metastasio Sgrò interpreterà il ruolo di Malaparte in un'inedita performance in versi scritta dallo stesso artista intitolata La pelle scorticata. La mattina al Pecci sarà proiettato a ciclo continuo Le api di Lipari. Il video presenta uno sciame di api che divorano le opere di Malaparte che proprio a Lipari trascorse 2 anni di esilio. Oggi bisogna osare, bisogna avere il coraggio di fare, nel momento stesso in cui tutto si sta omologando, di fare anche qualcosa di innovativo, di sperimentazione.